quasi con lingua. Grazie di cuore di essere qui questa sera, buonasera a tutti, grazie mille per essere venuti così numerosi, siete proprio tantissimi e io sono onoratissimo della vostra presenza. E, ho un piede un pochino che mi fa male, quindi mi sto trasformando piano piano come Mimì dopo che mi è stato dato il morso da Domenico Cuomo, in un vampiro anch'io. Spero che non vi trasformerete in vampiri dopo questo film. E mi viene difficile parlare del film prima del film, quindi non dirò molto adesso, ma dopo la proiezione noi torneremo e avremo un Q&A con voi, insomma un domanda e risposta. Spero che il film vi piaccia, insomma, se il film vi piace applaudite, se il film non vi piace applaudite e poi possiamo approfondire. Niente, ci vediamo dopo per il Q&A, però prima di andare via abbiamo una sorpresa per te. Proprio perché crediamo veramente nella rinascita del cinema italiano di genere, abbiamo pensato di darti un premio come il migliore esordio di quest'anno al cinema italiano. Un premio dedicato alla memoria di Ruggero Deodato. Oh, è un mio amico! Anche mio. Oh, è anche un amico dei Giardini. Oddio, grazie di cuore. Grazie mille. Brando De Sica. È un onore ricevere questo premio, soprattutto in memoria di Ruggero, che era a parte un regista straordinario, ma un uomo di una bontà, di una semplicità, di una gentilezza incredibile. E ecco, stavo pensando di molto umilmente, logicamente, molto umilmente dal mio piccolo, di dedicare questo film a la proiezione di questa sera, di questo film, a due grandi poeti del cinema che hanno casa qua, che sono appunto Giuseppe Bertolucci e Bernardo Bertolucci, ma dopo questo premio io aggiungo anche Ruggero Deodato, come forma di preghiera, insomma. E lungi da me d'accostarmi da questi geni, io sono un pittore della domenica che sto cominciando, però insomma speriamo il film vi piaccia. E sì, è un film sull'importanza dei sogni e la fuga dalla realtà, e su questi giovani che crescono in un mondo sempre più cinico, abbandonati dalle famiglie, esposti alla violenza, al bullismo, alla droga. Il film parla di loro, è una gioventù alla deriva di cui tutti quanti purtroppo in questo momento siamo testimoni. E però non mi dilungo adesso, ne parliamo dopo e approfondiamo dopo tutte le tematiche. Il premio l'hai avuto? Grazie. Adesso sono cazzi tuoi, ci devi deludere perché abbiamo fatto una scommessa su di te. Grazie di essere qui, un applauso Brando. A dopo, ci vediamo per il Q&A. Grazie mille, a dopo. Bene! Il film è veramente qualcosa di diverso dai film che siamo abituati a vedere in Italia. È un film dell'orrore, perché vuole essere un film dell'orrore, ma è anche qualcosa che racconta un coming of age. E tra l'altro è un film che racconta di due outsider. Poi ti dirò quello che penso io del personaggio di Mimì, perché lui è forse il più outsider di tutti gli outsider, perché anche lei, anche Carmilla è un outsider, però Camilla è un outsider che per determinati motivi diventa un outsider, ma capisce poi di essere ancorata alla realtà. Invece Mimì è un personaggio che nell'incontro con lei va completamente in tutta un'altra direzione. E che io vorrei che tu mi raccontassi un pochino questi due personaggi e come mai hai deciso di fare un film su questi due personaggi. Come dicevo prima, è un film sull'importanza dei sogni e la fuga dalla realtà. Il personaggio di Carmilla si costruisce una corazza, in realtà, per difendersi da un mondo che non le appartiene, di cui non si sente figlia. Mimì è un ragazzo che è cresciuto guardando la vita attraverso un oblò,
e per la prima volta scopre l'amore, quindi l'accettazione. Quello che per un gruppo di persone come quello di Bastianello è un mostruoso, un piede deforme, per il gruppo di Carmilla invece diventa qualcosa di bello, di magico. E sono due solitudini che si incontrano e trovano nella loro fantasia un appiglio per sfuggire appunto a questo mondo cinico e violento. Carmilla è una... Oddio, sono... so, non è... è una... Grazie. Grazie mille. C'è molta emozione. Sono sempre stato affascinato da questi personaggi. Cioè, io stesso ho avuto delle esperienze di bullismo tremende quando ero piccolo e io stesso mi rifugiavo nei film dell'orrore perché c'era una realtà che mi annoiava, quindi con i film dell'orrore riuscivo a vedere il mondo da un'altra prospettiva. E quindi c'è un po' di me all'interno di Carmilla e di Mimì. Sono, sì, due outsider, sono, io stesso sono stato un goth, sono persone che amo, che ho sempre amato, la cultura goth, poi la cultura per eccellenza dell'accettazione del diverso. E l'amore qua trova una forma, una potenza, un'energia enorme, apparentemente riparatrice. Però un amore nato sotto una cattiva stella, è un amore che diventa una follia, un amore stregonesco in qualche modo. Poi il finale è molto aperto perché lui potrebbe morire anche nella tomba di Dracula e quindi quello che vive è quello che lui si immagina e quello che potrebbe sperare che accada nell'inferno ormai che è nella sua testa. Il vero amore invece è empatia, ascolto, non è approfittarsi dell'altra persona o imporre all'altra persona quello che deve fare. Mimì non vuole sentire ragioni, sia che glielo dice Nando che glielo dice Carmilla, quando proprio ha bisogno di riallinearsi nella sua vita. Lui è partito per la tangente in quel momento là. È posseduto dal demonio, non ha avuto mai una persona che realmente l'ha amato, perché anche Nando in qualche modo lo relega sottoterra, quindi trovando Carmilla riesce a trovare il suo equilibrio, ma non si trova così l'equilibrio, non si trova con un'altra persona l'equilibrio, si trova in se stessi. E poi, una volta trovato, se ci riesci, puoi permetterti di camminare accanto, non davanti né dietro a una persona. Infatti i piedi di Mimì sono un simbolo di questa ricerca di equilibrio. Come lo sono anche i vampiri, perché i vampiri non si riflettono nello specchio, quindi non riflettendosi, non sono, non hanno consapevolezza di essere. Ecco perché il film è anche un romanzo di formazione, o come dicono in genere gli americani, un coming of the age. E alla fine Mimì non trova la sua identità, si evapora la sua identità. Infatti nell'ultima inquadratura non si riflette nello specchio. Se ci pensi è un po' come un Pinocchio all'incontrario. Pinocchio è un viaggio iniziatico, comincia con un fantasma, perché un pezzo di legno che parla è un fantasma, e diventa un bambino. E qua invece è l'incontrario. Però c'è una cosa che io trovo bellissima, nel senso che Mimì è qualcuno che non si è mai potuto permettere di esistere, come hai detto giustamente tu,
nessuno gli ha mai dato la chance di esistere. Alla fine, quando lei comunque diventa la chiave per poter trovare un modo per affermarsi come persona, tu hai avuto il coraggio, ma lui fa nel film questa cosa in cui arriva addirittura nel credere di essere un vampiro ad uccidere i genitori di lei. Io penso che tutto il finale sia abbastanza un pugno allo stomaco, qualcosa di veramente agghiacciante, ma alla fine, con questo finale in cui lei ritorna come vampira, che sia nella sua mente o non sia nella sua mente, però alla fine ha avuto un modo per esistere, anche se nella sua mente quello che succede non lo sappiamo, noi vediamo nella sua fantasia, perché c'è un braccio di ferro tra la realtà e la fantasia, la realtà degli psicofarmaci e lui che invece la vuole riportare nella fantasia, dove tutto è costruito, è immaginato, dove tutto può essere smussato, può essere amplificato, può essere tolto, può essere programmato. È un finale molto tragico in realtà, però che viene giustificato poi dal genere, dalle convenzioni e l'iconografia del genere. Ma è un finale tragico, il viaggio all'interno della testa di un pazzo, come ce ne sono tanti che purtroppo combinano queste cose e si convincono anche. Ma posso dirti che lo trovo anche molto poetico? Cioè l'idea di lui che trova lei come vampira e scappano alla fine è praticamente, come dire, la realtà è quella che noi subiamo, ma a un certo punto può esserci anche una realtà che noi creiamo. E questa cosa, secondo me, ha un messaggio quasi di speranza, forse, nella sua tragicità. Cioè raccontare anche determinati omicidi, determinate cose che siamo abituati a leggere sui giornali, però dal punto di vista di chi li commette. I romantici lo vedranno, e tu sei un romantico, io sono un romantico, lo vedranno in questa maniera. I realisti lo vedranno in un'altra maniera. E quel braccio di ferro è un po' tra questo. E quindi sono tutti benvenuti poi nell'esperienza della fruizione di questo film, di quello che esce fuori poi. Ma raccontami un pochino, partiamo un pochino dall'inizio, nel senso la tua passione per il cinema dell'orrore, e qui ce n'è tanta perché abbiamo riconosciuto tantissimi omaggi e citazioni al cinema dell'orrore anche italiano, da Non si silizia un paperino a you name it, ce ne sono tantissimi. Come nasce? Cioè tu arrivi da una famiglia che tutti ben conosciamo o quant'altro, e è strano pensare che tu nasca come appassionato di cinema dell'orrore. Da dove nasce la tua passione? Vedevo mio padre da piccolissimo che si metteva lo smoking per andare da Raffaella Carrà. Si vestiva di nero, si truccava, si metteva i capelli all'indietro. E poi un giorno sento parlare mio padre e mio zio Manuel, cinefilo appassionato di horror, di Dracula il vampiro di Terence Fisher. Non mi fanno vedere il film perché ero troppo piccolo, mi fanno vedere l'immagine di Christopher Lee, a me l'immagine di Christopher Lee rimane stampata. Allora mio padre prende un 4x4, disegna benissimo papà, e mi fa un disegno perfetto di Dracula col mantello, proprio come vestiva Christopher Lee, però mi sembrava lui. Pensavo che papà era Dracula. E ti dico, ti prego, mi fai vedere il tuo film, che non mi fai vedere. Insomma, non me lo fa vedere. Nascosto con mio zio Manuel, vado a prendere, perché mio zio Manuel aveva questa collezione incredibile di VHS, poi laser disc, DVD e Blu-ray. Andiamo a prendere questa cassetta di nascosto perché mia madre non voleva, mio padre era quasi convinto, ma... E vediamo Dracula il vampiro e subito dopo La notte dei morti viventi di Giorgio Romero. Da lì in poi si è aperto per me il vaso di Pandora. Volevo solo vedere film horror. Cioè, ci sono delle immagini che uno vede da bambino, magari dalla televisione o di sfuggita,
quello è il cinema, quelle sono le immagini, ma quando poi un personaggio all'interno di un film ti prende un'atmosfera, un mondo, la prima volta che ho connessione di causa di questa cosa qua è proprio con Dracula il vampiro e La notte dei morti viventi in doppietta, visti uno dopo l'altro all'età di 6 anni, quindi ero piccolissimo. Tra l'altro, quando eravamo a Sitges, qualcuno mi disse, quando dissi questa cosa, mi disse, ah, ma certo, ma si vede, lungi da far paragone con Terence Fisher, geniale, e Roger Romero, geniale, però si vede che c'è questa passione che da una parte si vede tutto il barocco, il pomposo, la teatralità della Hammer, no? Tutti questi colori, tutta questa barocco che poi fa parte del côté di Dracula in qualche modo, e dall'altra invece si vede anche un approccio più politico o realistico a queste cose, che invece diviene Romero. Quindi vedo che questi due film qua ci hanno veramente segnato. Infatti il mio primo film è venuto fuori così, perché figlio di quei due film che ho visto. Ne ho conoscenza ora perché mi è stato detto. Mimì è un'altra cosa, da Dracula il vampiro e La notte dei morti viventi, che sono due capolavori assoluti del cinema. Questa è la mia prima piccola opera prima. Però penso che sinceramente si è venuta da quella visione là, e quindi anche la scena della videoteca, che forse è la scena un po' più di testa che a un certo punto volevamo tagliare perché sembrava troppo compiaciuta in qualche modo intellettivamente, l'abbiamo lasciata alla fine perché là c'è quella lettera d'amore o una sorta di firma alla lettera d'amore a quei film che mi hanno portato oggi a fare questo mestiere. Quindi io il cinema l'ho scoperto con il cinema dell'orrore e il cinema fantastico. Poi dopo sono arrivati gli altri. Però c'è anche, hai parlato di due registi, uno inglese e un americano, che hanno fatto ovviamente la storia del cinema dell'orrore, però tu hai fatto un film molto italiano. Voleva essere un film dell'orrore molto, l'hai ambientato a Napoli, cioè, quindi prima, una delle prime scene si vede un forno per la pizza, nel senso è chiaramente un film italiano. Quindi due domande, la prima è il tuo rapporto col cinema italiano dell'orrore e la seconda è la difficoltà di cercare di fare un film, ripeto, hai citato Terence Fisher, quindi stiamo parlando del gotico inglese piuttosto che il cinema americano, quindi portare questo tipo di paura nel cinema italiano, le difficoltà che hai trovato. All'inizio non avevo ben cosciente la bandiera italiana mentre pensavo a Mimì, quindi la pizza e tutte quelle iconografie italiane all'interno. La pizza per me è entrata perché il pomodoro poteva diventare sangue e c'erano delle scene che non ho potuto girare con questo pomodoro, che si vedranno poi nel Blu-ray e DVD con il commento. Per quanto riguarda Napoli, quindi l'Italia, perché questa è una storia che puoi raccontare in tutte le parti del mondo, però Napoli era importante per la tomba di Dracula. È una teoria che sembra che sta diventando realtà, voi potete controllare, googolate tomba di Dracula a Napoli e potete trovare un sacco di risposte interessanti. La figlia di Vlad, Maria Balsa, fu sposata con i Ferrillo. I Ferrillo erano dei nobili che facevano parte dell'Accademia dei Segreti, che era una lobby esoterica molto molto potente, di cui faceva parte anche Vlad Tepes, di cui faceva parte anche Giambattista Basile, e quando ci fu l'attacco turco in Transilvania, Vlad scappò a Napoli e poi si dice che fu sepolto all'interno della tomba dei Ferrillo. Era un compagno massone e Napoli è stata teatro
culla della più alta conoscenza dell'alta magia e anche della bassa magia. È una città estremamente esoterica, molto più di Torino o di Firenze. Sono arrivate dopo, ma tutto è arrivato a Napoli prima. Quindi si sente una forza magica che altre città non hanno, che penso che sia straordinaria da usare come cornice per queste storie fantastiche. Quindi io Napoli l'ho usata per la tomba di Dracula e per la magia che mi portava di conseguenza. Quindi gli elementi italiani all'interno sono venuti di conseguenza, non erano stati ragionati prima. Ma a me capita così. Quello che vi dicevo prima sui piedi deformi per cercare un equilibrio, i vampiri che non si riflettono nello specchio, non erano cose che avevo consce mentre scrivevo. Sono cose che mi ha detto la mia analista dopo, ha detto, sai perché hai fatto questo? Che nel migliore dei casi succede questo a noi registi. Cioè, quando andiamo in sala mix, nemmeno quando finiamo il montaggio, capiamo quello che abbiamo fatto, non perché siamo degli sprovveduti e quindi scriviamo a cazzo di cane o giriamo a cazzo di cane, ci sono degli archi narrativi, ci sono delle mire, ci sono dei pensieri, però fare un film, poi se hai tematiche così più introspettive in qualche modo, può essere una bellissima seduta di analisi, dove capire tante cose che penso che forse se le capisci anche prima non riesci a esprimerle in maniera spontanea, in qualche modo. E il rapporto con il cinema italiano, io ho cominciato prima di Dario Argento con Mario Bava. Mario Bava è stato per me un mito assoluto, e molto della fotografia che umilmente abbiamo cercato di ispirarci, io e Andrea Arnone, era proprio dai film di Mario Bava. L'uso dei colori, come se fosse un bianco e nero, un espressionismo fotografico, una sorta di allucinazione fotografica che secondo me funziona bene con il personaggio di Dracula e il mito del vampiro, perché Dracula in sé si porta tutta questa teatralità, questo fascino, questa grande seduzione che ha sulle sue vittime, sulle persone a cui poggia i suoi canini sopra. E quindi era un'occasione per poter tirar fuori l'amore per Bava, che poi Dario Argento, fino ad arrivare oggi a Refne e tanti altri hanno tutti quanti attinto da lui. Senza dubbio Dario Argento è una persona che amo, è un regista che adoro, è Freda, Fulci, senza ombra di dubbio. E sì, sono le mie Cenerentole, le mie Biancaneve da bambino, praticamente. Senti, tornando a Napoli, abbiamo parlato ovviamente dei due personaggi protagonisti, però a me ha colpito moltissimo anche la figura di Bastianello. Cioè, il momento in cui tu lo incontri nella piscina, quando poi Mimì lo uccide, è qualcosa che non ti aspetti. Cioè, quindi Napoli ti ha permesso di creare questa figura di neomelodico trombone de ferma che poi in realtà nasconde i segreti. Cioè, la cosa bella di Mimì in generale è che io mi sono innamorato del film perché tante cose non ti aspetti che vadano in quella direzione e tu sei sempre riuscito a trovare una chiave che dici, ah, però non pensavo che avresti avuto il coraggio. Amo profondamente Bastianello perché è come Mimì, ma è la sua antitesi. Bastianello è un diverso, solo che non riesce a accettare la sua diversità, non riesce a accettare la sua omosessualità. Cresciuto in un mondo criminale, omofobico, da maschio alfa, lui in realtà è innamorato di Mimì,
ma non riesce a dirlo. E questo fatto di non riuscire a verbalizzare i propri sentimenti, di non essere in grado di fare una carezza, di fare un sorriso, è magia nera. Si traduce in frustrazione che poi diventa violenza. È forse il personaggio più disperato di tutti. E che io amo e che ho voluto trattare con ironia. E quando dico che Ugo Chiti ha detto il film è una ballata di sognatori, perché tutti quanti in questo film hanno un sogno. Bastianello di poter essere innamorato con Mimì, Giusy di diventare madre, Mimmo Borrelli, Nando, di essere padre di Mimì, Mimì di essere amato, Carmilla di avere la sua emancipazione, la sua forza, di anche lei trovare il suo equilibrio. Ognuno ha un sogno all'interno e Bastianello non abbraccia la sua diversità e quindi perisce per questo. Non c'è dialogo, non c'è dialogo con se stesso, non si riesce a centrare con se stesso, quindi non riesce a farlo con gli altri. E questo porta a estrema violenza, che genera violenza, che genera violenza. Ed è tutto un misunderstanding alla fine che poteva essere risolto con un abbraccio e un bacio. E invece finisce nel sangue per il nostro gusto, quindi grazie. Troppo. Senti, come hai lavorato sul cast? Perché sono tutti veramente dei giovani attori, grandi rivelazioni. Io vengo da una famiglia di attori. Mio zio Carlo, mio nonno, mia nonna Maria, mio padre, tanti attori, quindi sono cresciuto con gli attori. Ho fatto anch'io l'attore nel mio piccolo, in compagni di scuola e in piccole altre cose. Quindi amo moltissimo, terribilmente, gli attori, amo le loro fragilità, amo le loro paure. Animaletti strani gli attori, i registi sono anche peggio, ma li amo. Di solito i registi odiano gli attori, io conosco tanti registi che non amano gli attori. Mario Bava, l'hai citato prima, e io vorrei fare un film senza attori, solo con gli oggetti, e ci ha provato più volte, purtroppo non gli è andata bene. Sono di quelli che ama terribilmente, profondamente gli attori. Per me, dopo la sceneggiatura, la cosa più importante sono gli attori, poi viene tutto quanto il resto. Avendo avuto piccole esperienze d'attore, sapevo che cosa voleva dire fare un provino da polli di batteria, quindi entra uno, entra l'altro, un minuto a uno, un minuto all'altro, uno già arriva con un'ansia tremenda, non riesce a lasciarsi andare e ascoltare la persona, o peggio ancora il tipo o la tipa che hanno chiamato per darti le battute e non le sa dare poi. Quindi ho chiesto, nonostante avessimo un budget veramente molto piccolo, soprattutto per un film del genere, di usare gran parte del budget nella ricerca degli attori, ma perché volevo sceglierli tutti quanti io, insieme ai casting director, ma esserci lì e dare ad ognuno almeno 20 minuti. Quindi c'è gente che vede anche 100 attori al giorno, io ne vedevo 5, ma ognuno davo il tempo necessario, quindi entravano, ci mettevamo a fare ginnastica all'inizio, cioè saltavamo di modo che sai tutta l'ansia, l'energia elettrostatica che sul corpo poteva andare via, in quel momento urlavamo, così iniziavamo a scioglierci e allo stesso tempo loro non mi vedevano dietro una scrivania, vedevano sto cretino che saltava con loro, quindi già abbassavo la mia cosa da regista. Una volta col fiatone, io alla fine della giornata ero devastato, tra l'altro ci sedevamo e prima di spiegargli il personaggio chiedevo di loro, cercavo di capire e cercavo di riuscire a entrare in una conversazione più intima su dei fatti importanti della loro vita, per vedere come reagivano, come cambiavo lo sguardo, cosa aggiungevano, e prendevo note. E cercavo di capire se quella persona poteva entrare in quel personaggio.
perché poi la cosa più importante che il personaggio ce l'ha in testa, ma è abbracciare quello che la persona ti porta all'interno. Quindi capire certe linee guida, certe dinamiche, e poi anche riscrivere il film con loro. Io non sono uno di quelli che vuole che il dialogo sia come l'Ave Maria che io ho scritto. In alcune scene è stato così perché era importante per capire certe cose, ma ho sempre lasciato un'enorme libertà anche. Mi piace molto lavorare con gli attori prima che arrivi la troupe, quindi mettendo in scena la scena da soli e cercando di trovare nuove soluzioni. Tutto questo poi non è che lo potevo fare con molto tempo, perché non avevo il tempo né di fare le prove con gli attori prima e né tanto tempo per provare con gli attori. Per fortuna avevo disegnato tutto il film in uno storyboard, quindi sapevo esattamente tutto quello che dovevo fare. E questo mi permette non di rimanere legato a un programma, ma di avere una bussola per orientarmi e in quel momento là quindi di lasciarmi andare e sperimentare. Sperimentare in un film 6 settimane con una camera sola. Noi giravamo 5 scene al giorno e non avevo mai avuto prove con gli attori. Attori di un talento straordinario, tutti quanti. Però Carmilla e Domenico al tempo avevano, Domenico 17 anni, Carmilla 13. E Carmilla, Sara Ciocca, prima di allora aveva fatto sempre la bambina. Qua doveva prendere degli acidi e prostituirsi. Quindi solo si è creata tra di noi una sinergia incredibile. Per me siamo diventati tipo fratelli e sorelle, cioè Carmilla, Sara, o la chiamo Carmilla, Renata, o, che mi chiama da scuola durante la ricreazione, e mi dice, oh, senti, quello che ha fatto quella, è come se fosse un fratello grande, che devi dire? E Domenico lo continua a sentire, si è creato proprio una grossa intesa, perché dovevo addentrarmi con loro in delle zone dell'animo umano che non erano semplici, ma solo 2 intelligenze sopraffine come le loro, perché sono veramente 2 ragazzi fuori dal normale. Io quando li vedevo mi sentivo meglio, perché dicevo, se il mondo fosse popolato da questi giovani nel futuro, siamo a posto. E mi ricordo anche che l'unica persona che mi metteva paura all'inizio del film era proprio Sara Ciocca. Lei sì. La prima settimana avevo la netta sensazione di stare davanti a un futuro premio Oscar. Cioè avevo la netta sensazione che lei aveva qualcosa che trascendeva dall'umano. Quindi, cazzo mi guardi quelli speciali? Ma no, scusa, no, niente, sono ammirato. E tutta questa energia poi l'abbiamo trasformata molto bene. Ti giuro, è stata la cosa più bella del mondo di questo film, è stato proprio lavorare con questi attori. La cosa più bella in assoluto, e li amo profondamente. E poi tanti altri, ci sono molti, quel tatuatore la prima volta sullo schermo, molti altri erano la prima volta sullo schermo, cioè abbiamo fatto anche del street casting. Era un viaggio pindarico in cui incontri tanti personaggi come in Pinocchio, e il casting era fondamentale, sempre fondamentale, perché se uno sbaglia una battuta, poi per 5 minuti ti perdi la scena, quindi stacchi dal film. Quindi per me era, quando fai delle cose folli, o giochi nella follia, nel bizzarro, nel grottesco, cerchi di cavartela, perché potresti anche cascare e farti malissimo. Noi eravamo sempre sul filo del rasoio. Ogni tanto mi guardavano e dicevano, ma che cazzo sta fatto matto qua? Io un neofita, Brando, era un film che dovevo fare 10 anni fa, che ebbe 1000 problemi con una vecchia produzione, quindi sai, fidate di questo, così, non era semplice. Devi essere molto ancorato alla realtà. Ci sono delle cose che devono diventare dogmatiche, quindi la scelta di un attore, la scelta di una location, ci sono delle cose che devono essere estremamente ancorate al realismo. Non puoi passarci sopra.
Non puoi permetterti che un attore cane, un attore raccomandato entra, o un favore, un amico. Non si può fare. Soprattutto se poi quello diventa un vampiro. Perché già chiedi al pubblico di credere che lui diventa un vampiro. Non puoi chiedere di più, capito? Quindi tutto quello che fai prima, per quanto possibile, deve essere molto ancorato. E questa, la carne, il sangue e il respiro, lo danno gli attori all'interno del film. Quindi è fondamentale, fondamentale.